Si parla tanto di danni all'agricoltura lombarda in questo periodo in virtù del clima inclemente. D'altronde siamo al 31 di maggio e guardate qui, vabbè, io ho un po' esagerato forse anche perché sono arrivato in moto, però anche un po' freddo, lui ha adeguata felpa. E siamo nella area dove opera l'azienda agricola, la società Villa, e abbiamo Vincenzo e Francesco. Loro sono degli agricoltori che devono prendere atto di una delle stagioni probabilmente peggiori dell'ultimo periodo, Vincenzo. Che io mi ricordi, assolutamente sì. Non ricordo una stagione così, così brutta dal punto di vista meteorologico. È capitato che non facesse un gran bel tempo in alcune stagioni, però quest'anno è una cosa esagerata, insomma. Oltre alla pioggia c'è il freddo, per cui si fa fatica a lavorare il terreno, quelle poche volte che si riesce a lavorarlo la coltura non nasce, nasce male, non cresce, e poi bisognerà vedere un po' come prosegue la stagione, perché il dubbio è che poi non arrivi a maturazione che quello che si riuscirà a seminare, ammesso che si riesca. Ecco, cosa tentavate di coltivare su questi terreni in questa stagione? Mais, in questo periodo si semina prevalentemente mais, anche se abbiamo fatto trapianto di pomodori, insomma, per una decina d'ettari in tutto, e anche il pomodoro soffre per l'eccesso di acqua e l'eccesso di freddo, quindi trapiantate ormai da diverso tempo, la piantina è lì ferma, sofferente. L'ultimo trapiantato una ventina di giorni fa ha cambiato colore, oltre ad essere misera è diventata color grigio, le foglie grigiastre, proprio segno di sofferenza. Ecco. Il mais a questo punto ha delle prospettive di recupero, se ci sarebbe ancora tempo per poterlo portare a casa a livello di raccolto o no? Ma se la stagione proseguisse nel modo giusto, nel modo regolare, qualche speranza c'è ancora. È chiaro che se dovesse andare avanti a piovere, a far freddo ancora per un po' di tempo, allora diventa veramente difficile che arrivi a maturazione, soprattutto per chi fa granella. Ma in termini percentuali, se dovesse sbilanciarvi in un'ipotesi, quanta diminuzione sulla possibile produzione ci sarebbe a questo punto? Ma, diciamo, sulla programmata io direi assolutamente più del 50%, ammesso che arrivi a maturazione quello che è stato coltivato. Se, questo per quello che riguarda il mais. Nel nostro caso siamo riusciti a trapiantare il pomodoro nell'unico spiraglio in cui è stato possibile farlo, e quello c'è la speranza di non avere una perdita così ingente, diciamo. Sul pomodoro credo che azzarderei un 20-30% di danno, sempre che la stagione prosegua nel modo giusto. In chiave economica questo cosa significa per una azienda, una società come la vostra? E beh, se si va in passivo, cioè uno sopravvive con il briciolo di scorta dell'anno precedente o degli anni precedenti, perché se no non, sicuramente cercheremo di limitare i danni. Più non, adesso proveremo alcuni pezzi a rifresarli, a riseminarli, se il tempo comunque niente, tardi, si rischia poi di non portare a maturazione il raccolto. Anche perché pensare di entrare con un trattore, con un macchinario in dei campi del genere in queste condizioni è impossibile. No. Ci impiega almeno 4-5 giorni dopo temporali per poter entrare e cominciare a lavorare un po' il terreno. Comunque non è mai in condizioni ideali il terreno, ha sempre un eccesso di umidità, di acqua, quindi anche la lavorazione, cioè lavorare un terreno un po' fangoso, viene male. Diventa davvero un problema tutto, ma è questo in prospettiva quali condizioni, quali conseguenze potrebbe avere sul mercato e poi alla fine anche sui consumatori, gli utilizzatori finali di fatto di questi prodotti? Ma credo che questo comporti un grosso problema non soltanto per l'azienda agricola, per le aziende agricole in generale, ma per tutta la filiera, perché è chiaro che questo comporterà per forza di cosa un aumento di prezzi se ci fosse davvero una riduzione di produzione così ingente. Questo avrà delle ripercussioni ovviamente
anche sulla trasformazione, su chi fa carne, su chi fa latte, sui digestori, quelli che fanno biogas, che hanno bisogno anche loro di mais, forse più degli allevatori, quindi è un grosso problema, rischia di diventare davvero un grosso problema. Insomma, avete visto anche dalle immagini come sembra di essere davvero all'inizio di aprile probabilmente o giù di lì, e se si dovesse continuare a perpetuare un tempo del genere, davvero la situazione diventerebbe ancora più drammatica. Nel frattempo c'è stata da parte di organizzazioni di categoria la richiesta di stato di emergenza e poi anche di stato di crisi, che si prenderà in esame proprio nei prossimi giorni e che da parte di tutte le forze di Regione Lombardia si chiede in maniera pressante ormai di concedere al governo. Insomma, che dire, farvi un in bocca al lupo sperando che le condizioni possano cambiare, e dire buon lavoro è un po' difficile perché in queste condizioni non lavorate neanche. No, assolutamente, non ci sono le condizioni per poterlo fare, purtroppo. Vabbè, quindi aspettare un po' di bel tempo e sperando che arrivi. Se a noi il bel tempo serve per magari migliorare un po' l'umore e essere un pochettino meno così tristi, beh, a loro serve invece davvero per poter addirittura sopravvivere a livello lavorativo. Grazie davvero, e speriamo che cambi qualcosa. Speriamo.